Dopo questi giorni passati a pescare, ora posso dedicarmi un po' al mio bestiame, così possono procreare e darmi molta pelle e bistecche, poi un po' lo darò anche alle pecore, così con la lana che toserò, potrò fare letti extra in caso di emergenza oppure craffare tappeti e sperimentare altre cose, magari mi faccio un pavimento tutto in lana, creando una nuova ala nella mia dimora. Questi giorni che sto passando sono davvero sereni. Anche sistemare un po' le cose in casa, dato che in questi giorni ho minato come un dannato, ma sono stato premiato, ho trovato 5 filoni d'oro. Una quantità mostruosa di ferro e carbone, senza contare diamanti e redstone, ma non ho preso tutto, inutile prendere più del dovuto, tanto le zone sono segnate da cartelli e potrò ritrovarle, senza problemi, magari farò un tour più in là. Thank you.
In queste chest, devo ammettere che c'è un casino pauroso, dovrei essere più scrupoloso nella sistemazione delle mie risorse, perché finisce sempre che non so dove accidenti ho messo le cose ed è un casino ritrovarle poi. Questa è una pecca del mio carattere, anche nella vita reale, sono un po' casinista, e... devo vedere come sfruttare tutto questo ferro e oro in modo costruttivo, per loro ho già una buona idea. Girando alcuni forum per capire meglio come agire e usare le risorse che questo mondo virtuale offre, sicuramente molti puristi diranno che questo è una sorta di imbroglio. Non posso dar torto a queste persone, ma molte cose non è facile capire come si craffano, quindi non credo sia uno sbaglio usufruire dell'esperienza di chi è venuto prima di te. Anche nella vita reale, i più anziani insegnano ai più giovani, tipo i contadini agli apprendisti. Forse non frega a nessuno che faccio questi gameplay, ma se li faccio non è per farmi notare oppure per motivi di visual, li faccio perché mi piace il gioco. Perché ho visto i gameplay di Sinergo del canale, quei due sul server 2. Ammetto che la serie mi è molto piaciuta, per cui mi sono procurato il gioco e ho iniziato a giocarci.
questo gioco mi ha preso molto, e ho voluto mostrare ad altri la mia personale esperienza su questo meraviglioso gioco. Se avessi i mezzi, cercherei di fare anche una serie tipo la PrecoCraft, ma non avendo amici che possano crearmi delle mappe come Eliano Redez e Sinergo, mi trovo nell'impossibilità di fare una cosa del genere, anche perché questa ennesima idea che hanno avuto papà Sinergo e nonno Redez è davvero molto innovativa e divertente, sarebbe bello poter fare una capatina nelle loro serie e magari aiutarli e divertirmi con loro. Thank you.
questa puntata in cui ho semplicemente passato momenti sereni, forse agli occhi di molti, noiosa, penso possa finire qui. Se vi è piaciuta, ne sono lieto, se non vi è piaciuta, allora datemi suggerimenti su come renderla più attraente per il vostro modo di essere. A presto. E un saluto a lor signori.